L'Italia, Bruno Nodalli, grazie per essere qui con noi. Ed eccoci pronti per accogliere con un grande applauso i giovani cani da compagnia. A cominciare dal barbone grande mole nero, barbone media mole bianco, barbone nano nero, bichon havanese, maltese e pagnol nano continentale papillon. Bulldog francese, Chinese Crested Dog, Carlino, Spaniel giapponese, Chihuahua a pelo lungo, Chihuahua a pelo corto. Da compagnia, ovvero i migliori compagni dell'uomo, selezionati per stare accanto al compagno di vita, hanno caratteri estremamente dolci, mantelli particolarmente fluenti o visi particolarmente, faccine particolarmente espressive. Abbiamo piccoli molossoidi come il Carlino, piccoli cani da caccia come il Barbone e così via, proprio perché l'uomo ha sempre cercato di selezionare, partendo magari da popolazioni differenti, quelli che erano i tratti più adatti alla compagnia, a stargli accanto. E così sono nate le varie razze da compagnia. Il barbone grande mole è la taglia più grande dei barboni, deriva dal caniche, un cane selezionato per la caccia all'anatra selvatica. Vedi quel barbone nano nero. Carlino è di origine cinese, infatti questi tratti molto marcati da piccoli molossoidi sono tipici di quell'area geografica, ma la razza il cui standard è gestito dal Regno Unito. Diciamo che la Cina e i cani ha poco a che fare nei momenti attuali. Per cui la maggior parte delle razze cinesi hanno standard gestiti o dagli Stati Uniti o principalmente dal Regno Unito. Chinese Crested Dog, anche in questo caso razza cinese, nasce naturalmente senza pelo. Anche in questo caso razza con standard gestito dal Regno Unito. Razza messicana, quella del Chihuahua. Chihuahua è una regione appunto messicana. Oggetto anche di un recente film di Jennifer Lopez, una regione semidesertica dove sono stati trovati gli antenati di questi piccoli cani. Vedo il nostro giudice che è pronto a dettarmi i vincitori. Mentre il nostro giudice Bruno Nodalli si reca sul podio, invito ad accompagnarlo il Chinese Crested Dog al terzo posto. Barbone grande mole nero al secondo posto. E ulteriore conferma alla regola della giornata, il vincitore è il Chihuahua a pelo corto. Il più piccolo tra i piccoli. Chihuahua a pelo corto che rappresenterà i giovani cani da compagnia.